Gentili, lei prima fugacemente ha detto una cosa molto interessante. Tra i vantaggi della microfiltrazione, quella per esempio del risparmio delle bottiglie di plastica. Potete immaginare, forse no, io non ne ho la percezione, ma un grande ristorante, una grande pizzeria e perché no, un grande albergo, avete idea di quante bottiglie di plastica usa durante una giornata, una settimana, un mese? Volumi davvero impressionanti. Tutto ciò viene risparmiato invece con questa, con questo impianto, è così? Assolutamente. Avete fatto un calcolo di quanto, non solo l'ambiente, ma addirittura anche, come dire, in termini di operatività e manualità, il ristorante o il bar ne guadagna? Perché poi buttare via tutte le bottiglie non è poco, la plastica e quant'altro, giusto? Sì, stimare un risparmio ovviamente non è possibile per tutti, perché ovviamente cambiano le dimensioni, però abbiamo fatto qualche statistica e vabbè, le tonnellate di plastica risparmiata sono molte. Per quanto riguarda il locale, invece risparmia sia nell'ingombro del magazzino che nel dover spostare fisicamente le varie bottiglie nei frighi, perché una cosa che ancora non abbiamo detto è che tutti i dispositivi che abbiamo sono in grado già anche di freddare automaticamente con un click l'acqua. Avete mai pensato, questa è una mia idea, e quindi attenzione, colpite me se mai, non certo i miei. Avete mai fatto, come dire, un'ipotesi di chiedere che per tutti i ristoranti che hanno, o gli alberghi che hanno un impianto di microfiltrazione, dovrebbero pagare di meno le tasse sull'immondizia, proprio per quello che lei poc'anzi ha detto? Sarebbe straordinario. In alcuni paesi fanno così. Io direi che sarebbe utopico, perché tutto è possibile in Italia, meno che ci fanno pagare meno tasse. Però andrebbe pensato il concetto, è giusto? Sì, sono pienamente d'accordo. Adesso lei ci deve dire la differenza, perché questo ai nostri telespettatori interessa molto, la differenza fra un bicchiere di acqua che esce dal mio rubinetto di casa, un bicchiere di acqua che esce da una bottiglia di acqua minerale, un bicchiere di acqua che esce da un impianto di osmosi inversa e un bicchiere di acqua vostra microfiltrata. Ci dica le differenze. Ok, partiamo da quella, diciamo, dell'acquedotto di casa. L'acqua del sindaco. Del sindaco, esatto. Certo. Sostanzialmente quell'acqua è, come diceva la dottoressa, la più controllata e quindi la migliore. Ovviamente però le tubature italiane, alcune risalgono a diversi anni fa e quindi, a Garibaldi, esatto, sì, sì. A volte vi si trovano all'interno delle particelle strane, metalli pesanti, ruggine. E quindi quelle particelle lì nell'acqua di casa del rubinetto ovviamente rimangono, oltre al fatto che si può avere solo l'acqua effettivamente a temperatura ambiente. Per quanto riguarda invece l'acqua in bottiglia, va differenziata quella nel vuoto a rendere, quindi in vetro, da quella in plastica. Quella in plastica, oltre al già citato impatto ambientale, ha i problemi del BPA e di mille altre sostanze che ogni anno scopriamo e corriamo ai ripari, però intanto l'acqua la beviamo. E quelle di vetro invece spesso si sente dire che il fornitore, per problemi logistici e quant'altro, è tenuto a stoccarle all'esterno, e ovviamente ce lo potrà dire meglio magari la dottoressa, ma il sole e gli agenti atmosferici, pur essendo all'interno della bottiglia, impattano nella qualità dell'acqua. L'osmosi invece noi la trattiamo principalmente come acqua tecnica, perché anche qui ci potrà aiutare meglio la dottoressa, si tratta di un'acqua paragonabile a quella distillata, infatti viene privata di ogni particella, tra cui calcare eccetera, e quindi noi la proponiamo e la consigliamo a monte di lavabicchieri o lavastoviglie, per non lasciare quei fastidiosi aloni e lasciare il bicchiere ad asciugare da solo, ma non certo da bere. Qui vi pongo io una domanda, chiedendovi se dareste da bere a vostro figlio un'acqua distillata. Penso di no. Al massimo va bene per ferro da stiro. Esattamente, diciamo. Esattamente. Lei conferma, dottoressa? Sì, assolutamente. Dobbiamo ricordare che l'acqua è un prodotto che permette l'assunzione di moltissimi minerali, tra cui il calcio. Noi la maggior parte del calcio che assumiamo durante la giornata la assumiamo attraverso l'acqua. Uno
tra i tanti minerali, perciò è fondamentale bere un'acqua che contenga un buon contenuto minerale, e l'acqua microfiltrata è un prodotto d'eccellenza in questo. Io ho notato, andando per ovvi motivi spesso al ristorante o per frequentando gli alberghi, quando c'è in queste strutture commerciali un impianto di microfiltrazione, ci sono sempre delle meravigliose, meravigliose bottiglie fatte veramente bene, con varie forme. Insomma, è un piacere prendere in mano la bottiglia e versarsi l'acqua. Ma voi fornite anche le bottiglie o hanno un costo per la struttura, per il cliente, per il vostro cliente? Anche l'occhio vuole la sua parte, anche nella caspita, parte di bottiglia. Soprattutto quando non stiamo a casa e quando andiamo, per esempio, a mangiare fuori. Esatto. Sì, sono fastidiosissime, per esempio, le vecchie bottiglie di vetro che hanno il rigo di calcare perché si vede che sono state usate e riusate più volte. Invece noi fortunatamente abbiamo stretto una partnership con il più grande fornitore italiano di bottiglie personalizzate, che si chiama Bottiglia Design, e quindi forniamo a tutti i ristoranti che mettono un impianto con noi la possibilità di acquistare questi pacchetti di bottiglie, o le forniamo anche quelle all'interno del canone, brandizzate con il proprio logo, e siamo l'unica azienda in Italia ad avere una scelta tra oltre 12 modelli, quindi ogni singolo locale è in grado di differenziarsi perché può scegliere il formato della bottiglia, che può essere un litro, 75 centilitri, mezzo litro, il modello e la stampa, quindi anche il colore di stampa. Oltretutto si tratta di tutte bottiglie con tappi riutilizzabili, che quindi non vanno cambiati e non sono quei fastidiosi tappi di plastica che si rompono. Certo. Avete nel vostro portafoglio clienti, così si dice, avete più ristoranti o più alberghi o più bar? Sono molti più i ristoranti e i bar rispetto agli hotel. Bene. Io vorrei passare, come si suol dire, dall'acqua al vino e quindi coinvolge... Hai già stappato la bottiglia? Sì, perché... Non volevo... Allora, raccontaci questo, perdere tempo. Questo nettare rosé. Ma questo è un cerasuolo d'Abruzzo, quindi questa denominazione è ottenuta da uve Montepulciano. Siamo in Abruzzo, provincia di Chieti, Casal Taulero ad Ortona, una delle cantine precursori dell'esportazione dei vini abruzzesi nel mondo. Orsettoro, una linea che improntata un po' anche su questa figura dell'orso, che è simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo. Certo. Orsetto d'oro. Sì, Casal Taulero. Questo cerasuolo è proprio l'emblema, ovvero il colore, che è una ciliegia quasi tendente verso, insomma, il granato. E quindi si chiama così perché da queste uve, che stanno ovviamente poco sulle bucce, acquistano questa colorazione. Posso farti una domanda un po' provocatoria? Se ne dicono tante sul vino rosé, vogliamo smentire qualche sciocchezza? Esatto, il vino rosato non è altro che un vino ottenuto sempre da uva a bacca rossa, che permane però sulle bucce in poco tempo, quindi acquista questi colori, queste sfumature di colore soltanto dalla permanenza sulle bucce, non c'è uva bianca. Ecco, non c'è uva bianca e soprattutto... Non è un mix. C'è chi dice in maniera veramente grossolana e sciocca che è vino annacquato. Invece sono degli ottimi vini, i rosati soprattutto, davvero sono la tradizione del vino italiano nel mondo, e il cerasuolo lo è anche perché si discosta un po' dal trend dei rosati più provenzali, un po' più scarichi, ma è molto acceso, vedete questo colore davvero molto acceso. Ci racconti acceso. Il sapore e poi vediamo, il profumo? Vedete gli aromi, ciliegia, sicuramente anche frutti di bosco, vediamo in bocca. È molto morbido, c'è un finale anche leggermente mandorlato, sintomatico proprio del Montepulciano. È un vino facilmente abbinabile, il rosato più di altri vini può essere abbinato dalla carne, al pesce, ai formaggi, quindi dall'aperitivo, certo, sino
Io però so che alcuni rosati sono leggermente aciduli, questo no, eh? No, è molto persistente, molto rotondo. Oggi, oltre al Casal Taulero, vi voglio portare in un'altra regione. E dove ci porti? In Calabria. Te pareva? Con la terra sua? Con un rosso, si tratta del rosso di Statti. Sentiamo quello che ci ha detto Antonio Statti, in mia compagnia, descrivendo un vino rosso Cauro, sempre vediamo di Lamezia Terme. Bene. Ben ritrovati in un'altra cantina, in un altro territorio, in compagnia di Antonio Statti. Ciao Antonio. Buongiorno a voi. L'azienda Statti. L'azienda Statti, siamo a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, in Calabria, e andremo a degustare uno dei vini, una delle etichette simbolo anche di questa azienda, una delle più storiche, si tratta del Cauro. Prima di parlare ancora nello specifico di questo vino, parlaci un po' della storia della vostra azienda qui a Lamezia. Bene, allora, quindi Statti è un'azienda che è radicata sul territorio regionale dalla fine del Settecento. Non è soltanto viticoltura, come molti possono immaginare, ma è un'azienda agricola abbastanza complessa e articolata nei suoi settori, in quanto la produzione, diciamo, primaria sono viticoltura, olivicoltura, non di meno il settore zootecnico, come non di meno è il sistema energetico che alimenta un po' tutto quanto l'azienda. Oggi andremo a degustare un vino che è prodotto grazie a dei vitigni non solo autoctoni ma anche internazionali. Ecco, qual è l'interpretazione che ne fate qui all'interno dell'azienda anche del vitigno internazionale? L'interpretazione alla fine l'ho detta un po' la clientela e i mercati, ok? In quanto bisogna essere bravi a realizzare dei prodotti che possono andare bene per tutte le esigenze e per svariati clienti. Ovviamente in tutti i nostri vini, compreso anche il Cauro, quindi vino internazionale, così viene definito, c'è sempre una componente sempre base del 50% minimo di vitigno autoctono. E infatti questo vino è ottenuto dal 50% di Cabernet Sauvignon e poi il resto tra Gaglioppo e Magliocco. Quindi le due varietà sulla quale l'azienda sta puntando parecchio. Esatto. E in questo caso stiamo degustando una vendemmia 2017. Perché questo metodo di vinificazione prevede, a parte una lunga macerazione sulle bucce, esatto, ma anche un affinamento in botte. Ci vuoi parlare di questo metodo? Sì, dopo appunto la sua fermentazione, che solitamente sono tutte fermentazioni termocontrollate che avvengono tra i 7, 10, 15 giorni in base anche all'annata, in base a quello che vogliamo ottenere, il prodotto passa giù in botte, deve fare almeno 12 mesi di affinamento in botte grande. Questo vino in particolar modo ha a parte il colore, che comunque anche presenta dei riflessi violacei, sintomatici anche del Cabernet Sauvignon, ma vediamo un attimo anche all'aroma un'ampia presenza di frutti, dalla ciliegia ai frutti di bosco, insomma davvero molto interessante, anche il peperone, no? Si sente quello... è un vino speziato, è un vino appunto che sia al naso che anche poi in bocca ti fa riscoprire tutte quelle sensazioni di cui abbiamo parlato prima. Un vino che in bocca davvero esprime tutto quello che hai detto, tutta la Calabria, dalla speziatura, questa nota tostata molto leggera, anche frutti secchi, è davvero una beva lunga, persistente, delicata, equilibrata, davvero molto piacevole, un vino molto raffinato anche in bocca, al palato. Complimenti Antonio, grazie, vi salutiamo. Grazie a voi oggi per questa splendida visita. E mi auguro di potervi avere ospiti nuovamente qui in azienda o in giro per l'anno. Speriamo che lo facciano tutti i nostri amici telespettatori che hanno seguito questa puntata. Grazie a Statti, grazie ad Antonio. Ci rivediamo in un altro territorio per parlare di un altro vino. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Non posso che salutare e ringraziare Elia Gentili di Golden Italia. Grazie. Grazie a voi. E la dottoressa Claudia Leggeri, la nostra nutrizionista, dandovi appuntamento a domani, come sempre, se Dio vuole.